Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 14 aprile 2023. Quando sono uscite le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne ho letto della commozione di pubblico e parterre per l'uscita di scena di Alberto e Tiziana, confesso che non lo capivo mica. Con tanto entusiasmo. Cioè, di loro si era parlato per 5 minuti in totale. 4 dei quali dedicati a lui che non disdegnava affatto l'idea di conoscere qualcun'altra. Non mi sembrava ci fossero grandi basi per sfoderare addirittura dell'entusiasmo, ecco. E invece oggi quando li ho visti a Centro Studio alla fin fine non dico che mi sono commossa pur io. Ma per qualche istante sono riuscita quantomeno a scordarmi il disagione delle ultime registrazioni. E non mi pare poco, vista la situa. Sì, è vero, lui tutta sta convinzione nell'uscire dalla trasmissione con lei mica sembrava trasudarla fino alla puntata precedente, registrata il giorno prima. Ed è vero anche che è un incredibile, in entrambe le accezioni del termine, cazzone che ha fatto lo show fino all'ultimo. Persino mentre le leggeva quella che in teoria doveva essere una lettera romantica. Incitando il pubblico alla standing ovation ed esclamando tutto gasato grande. Ora mi vedono tutti che do il 5 a Maria De Filippi. Ma sarà che ho un debole per i toscani, sarà che lui pare proprio il quarto elemento del finora triangolo Panariello Conti Pieraccioni. Ma non farsi scappare una risata era difficile già quando lo vedevamo girarsi verso il parterre maschile a cercare supporto da quei bambacioni dei cavalieri mentre veniva messo in dubbio il suo interesse per lei. L'apparenza da scafato stand-up comedian inganna abbastanza, mi sa, ma dopo aver visto Alberto esultare euforico anche per essere riuscito a stappare una bottiglia di spumante senza fare danni ho avuto come l'impressione che lui sia proprio così. Uno dall'incontenibile e genuina esuberanza. E non fatico a comprendere come Tiziana possa essersi innamorata di lui, onestamente. Non ho passato dei momenti tanto belli nella mia vita ultimamente. Lui mi dà tanta allegria. Tanta leggerezza, però allo stesso tempo è un uomo pronto a sostenermi. Penso che potremmo divertirci e fare delle cose belle insieme. Ha detto lei emozionata. Ecco, credo che non ci sia niente di più bello, specie in momenti particolarmente difficili della nostra vita. Che trovare qualcuno capace di farci scordare anche solo per un po', i problemi. Anziché metterci il carico da 90. E da quel poco che di lui abbiamo visto, penso che Alberto in questo sia davvero maestro. Ma nonostante l'innegabile abilità nel buttarla sempre in caciara dopo la puntata odierna sono convinta anch'io che lui sia ben più profondo di come appaia. Le ha presentato la figlia perché questo è il primo passo per farti capire che devi far parte della mia famiglia. Ha aspettato che la figlia gli dicesse babbo ok. Lei sì per fare un passo in più e soprattutto senza perdersi in troppe romanticherie ha detto ad una Tiziana che lo fissava raggiante che per me l'importante è che mi guardi sempre così, e che ogni giorno sia sempre speciale. Dopo aver passato gli ultimi giorni a vedere gente che non si è mai fatta scrupolo di insinuare le peggio cose su chiunque e lacrimare copiosamente per mezza cosa che per una volta viene detta a loro. Gente che si minaccia a vicenda perché devi stare molto attenta o pensi di mettermi paura e persino gente così allocca da scambiarsi pizzini di nascosto come se non stesse davanti a 14 telecamere. Io questi due li devo proprio ringraziare perché sono stati una boccata d'aria fresca prima di tornare a tapparci il naso di fronte alle solite assurdità. Qualche altra considerazione sparsa sulla puntata. Una come Nicole Santinelli con la storia del bigliettino Gate non ci ha fatto certo bella figura. Ma non certo perché quel pezzettino di carta fosse particolarmente compromettente o dimostrasse chissà quale accordo segreto. Non ci ha fatto bella figura semplicemente perché da una che con discreta spocchia non ha mai lesinato giudizi su chiunque non le andasse a favore ci si aspetterebbe ben altra limpidezza. Tutto lì. Ma da qui a pensare che sia d'accordo con Andrea Foriglio ce ne passa. Ecco. Che ok che quella lince di Carlo Alberto Mancini non si stranisce nemmeno nel sentirgli dire abbiamo un'amica in comune. Che ci mettevamo a parlarci di nascosto, ma mi pare evidente che non avrebbero comunque bisogno di pizzini, nel caso. Io ancora ferma a Luca Daffré che in esterna con quella Carmen se n'è uscito con un po' mi spaventi. Ti vedo tanto tanto donna e non so se sono all'altezza perché ho 30 anni ma dentro mi sento un ragazzino giusto perché lei ha un lavoro importante.
stretti rapporti con persone importanti e sai quello che vuoi. Anche se in un mondo di influencer che al massimo si rapportano con le tisane detox e non sanno manco cosa faranno il giorno dopo che uno di fronte alle persone normali possa sentirsi spaesato un po', lo capisco. Ho l'incredibile necessità che lì in mezzo spunti qualcuno capace di regalarci qualche improvviso dramma o qualche inaspettato plot twist. Perché non voglio finire a rimpiangere gli Alessio. Alessio. Alessio di Lavinia Mauro, grazie. Basta, per oggi ho finito di storgere il naso, citato, a revoir. Video dalla puntata, puntata intera Luca elimina Alessia esterna di Luca e Carmen Luca e Carmen, i commenti all'esterna Claudio, Aurora. Una scoperta piacevole Gabriella, io e Antonio abbiamo chiuso Claudio, Aurora e Gabriella. Continuo con entrambe Gianni, Carlo non ti dà fastidio che Andrea mandi i bigliettini a Nicole Nicole, Christian? Sto pensando se, Roberta, Nicole assumiti la responsabilità di ciò che dici Gianni, ho un dubbio su Nicole e Andrea, Tiziana e Alberto, la nuova coppia Tiziana e Alberto, le prime parole di coppia. Io inediti, mi intriga e mi spaventa.